i radiodrammi di Radio Isso. Uno spazio dedicato al racconto delle storie ed esperienze dei cittadini di Isso. Piccole storie che insieme raccontano un pezzo del nostro piccolo paese. La guerra di Enrico. È il 1919. La prima guerra mondiale è da poco finita e la vittoria mutilata è ancora viva nella società italiana. Enrico nasce nel luglio di quello stesso anno, nel piccolo paese di Isso. Un paese lontano dai teatri di guerra, ma intensamente immerso nella sua tradizione contadina. Enrico racconta così di quegli anni. Sicuro che mi ricordo che Isso. Ricordo perché parlo del tempo duro. Se andava, io abitavo lì in paese, fu pupare la mamma. Era lavorare la terra, tirare un po' di terra, che era una terra fece, da pochi rifredei, che era vide il Vendes, vide il Tredes, vide il Derset, da pochi era due sorelle, era Dina e Rurretta, e la moglie di Samanotta, sempre stelle Samanotta, poi una volta gli fa, gira poi i galette, se sei i galette. Caleria tenia in casa, non dormiamo insieme ai tavoli, per messo il porto di Caleria, questa è cosa di Caleria. Per far dormire notte dormiamo quando era al posto. Allora quando si è stato a dormire, mia mattina mi mandasse sui tracci, dopo che era fatto, e mandasse a dormire. Allora era bella la vita. Ma poi fa la festa, 10 anni fa la festa di chi era fa la guerra e lì ogni pianta che era in mezzo gli attaccava per far salire non da che, non da che lì, non da che là. Ma no, se era tanta gente, era grosso Isso come gente. Sono anni felici, spensierati. Per Enrico iniziano gli anni della scuola. La scuola che in paese che la maestra che veniva da Roma, la maestra che veniva qui. Ma ricordo il mio nome, prossimo e buon nome. Dopo che era quello, quando i maestri si fa in estremo, mi mandava a fare un'età di biciclette. Una volta di biciclette. Ogni tanto, una volta chiamava all'anno, una volta chiamava a lei, e fa passare tutto. E aquella che veniva e fa un po' da più, dopo, appena che mi aveva scolato, col pane, mi scolato io faccio tutto. Fa ricordare la moglie. Gli anni gli passai tanti, e se per me teniamo in tutto. La memoria, quando me la memoria che non è poco. Dopo le tristezze ho iscritto per farci tutti. Tanti, no, siamo tanti iscritti. Ah, piuttosto da più che meno. Ogni tanto le stesse iscritti. La prima, la seconda, la terza, la quarta. Ho tanti nella fontanella a scuola. Le is, bicicletta, nella mia scuola, le iscritte nella fontanella. Il mondo sta precipitando nuovamente nella guerra. La Germania ha appena invaso la Polonia e per Enrico arriva la chiamata alle armi. Siamo andati in Francia a nuotare, a fare la guerra in Francia, siamo andati là a nuotare, là. Era la neve, era l'ultima là. Noi siamo andati in Francia a la guerra. E siamo partiti, tanti erano stati i programmi dove erano partiti. Tanti dei nostri compagni erano stati i programmi. Dopo là, in un momento, io trovo mio fratello sul fondo della Francia. Fratello, gli ho trovato Terni, i bossi, suo fratello dei Terni che è a Terna. Là. E trovo là il zio Sandria, lui, poi andiamo. Come dicevo, mangiava, si mette a mangiare là, gli ho pareggiato da tutti chi era. Che una volta mi ha mangiato che era.
però andavo per il mercato quando si diceva, andavo a aiutare il paese che fa, e mi dava da mangiare e vivi, ma mi veniva bene, mi veniva proprio bene. Tornato dalla Francia, Enrico viene inviato a Livorno, dove parte un convoglio di due navi con destinazione Tunisia. Una delle due navi però verrà bombardata e non raggiungerà mai le coste dell'Africa. Enrico sta per vivere il momento più difficile della sua vita. In Africa, sempre in Africa. Perché via da par per l'America, no, mi sa la par perché viene in Parigi. Non mandava a chi che era in Parigi in America, e a Savia passa andare, perché dice dopo che lei gli vaderai perché poi gli ritroverà dopo e so che è barbato per dire che le dico e mi portava il paese da notte frate gli trovava la fuori lì là che ogni squadra ogni dita gli riso se fosse apposta sì che andavo certamente. E era 4 o 6 posti e dopo un altro momento di definire che c'erano 70 e passa persone dentro nel campo mi ha stato attento di non andare a fare ti dia forte, ti dia ho salviato, ho stato un tempo di giuro fa solo 5 anni via. La guerra sta ormai volgendo al termine ed Enrico ricorda così il suo ritorno in Italia. Siamo andati a Napoli, dentro l'Andrea da là, siamo partiti con le nave, siamo andati a... E là mi ha detto che sì, i miei traditori. No. E mi è stato venuto. La me la guerra, la guerra. Ti ti combatti, ti occupa là. E mi ha detto che corda là. Bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti. Che la guerra è dura. Tutto che è duro. Oggi il signor Enrico ha 96 anni e vive con sua figlia e i suoi nipoti. I suoi ricordi sono offuscati dal tempo, ma solo per noi piccoli frammenti di memoria che raccontano eventi passati, ma che inevitabilmente fanno parte della storia di tutti noi. Grazie per l'ascolto.